Oggi prepariamo una conserva di palamide. Adesso le puliamo, poi le mettiamo a bollire e poi le mettiamo nelle bocce per conservarle. E questo è un pesce azzurro pescato qua nel nostro mare che, come sapete, sott'olio si può fare i palamidi, lo sgombro. Quindi assomigliano un po' nella consistenza e nel sapore al tonno. Diciamo di sì, diciamo che questo è un pesce più raffinato del tonno. Forse anche un po' più piccolo. Ci sono i tonni anche di questa dimensione, i tonnetti. Poi ci sono i tonni, quelli grossi a taglio. Intanto stiamo togliendo l'interiora, le pinne e la testa e la coda, giusto? Sì. In modo che rimangano soltanto la polpa, la parte essenziale, la carne, diciamo, del pesce con la pelle e le lische che verranno tolte in un secondo momento, Sì, giusto? adesso questi noi lo mettiamo a bollire e poi si tolgono tutto il resto. Adesso lo laviamo il pesce e lo mettiamo, appena è pronto, lo mettiamo a bollire che già abbiamo la pentola sopra con l'acqua e il sale e l'alloro. Lo mettiamo a cuocere in acqua e alloro e il sale. Lo mettiamo a cuocere per un'ora e mezza. Al termine di questa circa un'ora e mezza di cottura. Lo mettiamo ad asciugare per 24 ore e poi lo puliamo. Allora, abbiamo lasciato a riposare le palamide per 24 ore. Adesso sono qua stati ad asciugare e cominciamo a pulirli. Togliamo tutte le spine. Quindi all'incirca un'ora e mezza a bollire. Dopo si escono dall'acqua e si mettono in un panno ad asciugare per circa 24 ore. Dopodiché si tolgono tutte le lische, tutta la pellicina e si sfilaccia un po' il pesce. Pronto per essere messo sott'olio nelle bocce. Noi abbiamo messo ogni chilo di pesce, 1 litro di acqua e 90 grammi di sale. Più l'alloro. Sì, più l'alloro, sì. Abbiamo finito di pulire le palamide, adesso mettiamo l'olio di oliva. Lo giriamo bene e lo mettiamo poi nei vasetti. Cominciamo a riempire i vasetti con il pesce. Lo premiamo un pochettino quanto non rimane spazio vuoto. Adesso finiamo di riempire il barattolo fino all'orlo con l'olio extravergine di oliva, olio di nostra produzione. Allora, se il pesce che facciamo sott'olio, perché si possono fare tanti tipi di pesce, si deve lasciare per più di un anno, si può usare metà di olio di oliva e metà olio di mais. Se invece entro l'anno si consuma, usiamo solo olio di oliva. Adesso abbiamo finito di riempire i vasetti, li mettiamo a bollire per 45 minuti. Il livello dell'acqua deve coprire bene i tappi. Li facciamo bollire per 45 minuti, poi li lasciamo nell'acqua e li facciamo raffreddare. Domani li conserviamo nella credenza dove li dobbiamo sistemare.